Siamo a Biccari con il sindaco Gianfilippo Mignogna per fare il punto sulla comunità energetica, una delle prime in Italia ad essere stata realizzata. Appena partirà questa comunità energetica, sindaco, quali vantaggi avranno i cittadini del suo paese? Beh, innanzitutto i cittadini residenti nelle case popolari e negli alloggi di edilizia residenziale potranno aderire gratuitamente alla comunità energetica e diventare non solo consumatori di energia, ma anche produttori. Diventando produttori, ovviamente ci sono dei vantaggi economici perché c'è la possibilità di utilizzare a costo zero l'energia che viene prodotta dalla comunità energetica o anche a prezzi agevolati. Questo significa risparmi in bolletta, significa migliorare il proprio bilancio familiare, ma anche dare una grossa mano all'ambiente, riducendo le emissioni ovviamente dannose. Facciamo un esempio pratico. L'esempio pratico consiste nel fatto che ogni famiglia che aderisce alla comunità energetica può diventare membro della comunità energetica e quindi proprietario pro quota, diciamo così, degli impianti fotovoltaici condivisi e a quel punto utilizzare l'energia prodotta a costo zero per le sue esigenze familiari e nella quota eccedente rivenderla al gestore e quindi recuperare anche degli introiti. In poche parole possiamo dire che Biccari, la comunità di Biccari, si sta attrezzando per contrastare e combattere il caro bollette. Sì, noi ci vogliamo attrezzare e stare da protagonisti in questa nuova fase, dimostrando concretamente che tutti i cittadini possono essere non solo visti come utenti e come consumatori, ma anche come produttori di energia rinnovabile e pulita. C'è la possibilità di creare una comunità energetica per tutti i Monti Dauni? Sì, è uno degli obiettivi, ovviamente compatibilmente con le disponibilità di rete, con le risorse finanziarie, anche con i vincoli dettati dalla normativa, però i Monti Dauni sono in cammino verso questa direzione. Abbiamo un territorio che è molto vocato alle energie rinnovabili, che devono essere utilizzate con intelligenza e a beneficio dei cittadini.